Jessica Malroni ha suscitato la speculazione che potrebbe riunirsi con Meghan Markle e il principe Harry mentre sono a New York. L'amica di Meghan ha condiviso un video di 2 anni fa da Times Square giovedì sera. Il post dello stilista canadese arriva mentre il duca e la duchessa del Sussex sono a New York per Global Citizen Live. Non è chiaro il motivo per cui Jessica ha condiviso la clip, ma potrebbe essere un suggerimento che incontrerà Meghan e Harry mentre sono nel loro tour della Grande Mela. Meghan è diventata amica di Jessica quando viveva a Toronto durante le riprese del dramma televisivo Suits. Jessica ha partecipato al matrimonio reale di Meghan e Harry nel 2018 e i suoi 3 figli erano tra le damigelle e i paggetti. Quando era incinta di Archie nel 2019, Meghan è stata invitata a un lussuoso baby shower a New York dai suoi amici, tra cui Jessica. L'anno scorso, Jessica si è ritirata dai social media dopo essere stata coinvolta in una fila con un influencer nero. Il video di Jessica arriva mentre i Sussex sono stati avvistati con i loro amici Misha Nonu e Mikey S al Bemelmans Bar del Carlisle Hotel mercoledì sera. Giovedì, Meghan e Harry sono usciti per una serie di apparizioni a New York, hanno visitato il One World Trade Center della città, costruito sul sito delle Torri Gemelle che sono state distrutte negli attacchi dell'11 settembre. Giovedì mattina hanno posato per i media in cima al grattacielo sullo sfondo panoramico, insieme al sindaco di New York Bill de Blasio e al governatore dello stato di New York Katie Hochul. Alla domanda se si stesse godendo il suo viaggio a New York, Meghan ha sorriso e ha risposto: "È meraviglioso essere tornata, grazie." E ieri, la coppia ha visitato una scuola dove Meghan ha letto il libro per bambini The Bench. Harry e Meghan hanno incontrato i ragazzi della scuola di Harlem per promuovere l'alfabetizzazione. Più tardi oggi prenderanno parte a un evento mondiale per sollecitare i leader ad adottare una politica di equità vaccinale per aiutare a porre fine alla pandemia di Covid.